pomeriggio a tutti. Per me è davvero un piacere introdurre questa relazione di Emanuela per diversi motivi. Il primo è che come attuale direttore del Dipartimento ho l'opportunità di ringraziarla per tutto quello che ha dato al Dipartimento dal punto di vista didattico e dal punto di vista scientifico. Da anni ormai Emanuela è un punto di riferimento per un'area per noi molto importante, che è quella della didattica e della divulgazione della matematica. È punto di riferimento non soltanto interno, accademico, per colleghi e per studenti, ma anche nel territorio, non soltanto a livello locale. Penso a piano lauree scientifiche, alla sua mostra in Valigia, all'esposizione di Casalina e ai vari progetti nazionali e internazionali. Ecco, tutte queste cose Emanuela la porta avanti con sincera passione, che definire straordinaria probabilmente è anche poco. Ci tengo anche a sottolineare il suo spessore umano, oltre a quello professionale. Tanti anni fa, ormai, è stata relatrice della mia tesi di laurea, insieme al professor Giorgio Faina, e io non posso che ringraziarla perché oltre alla matematica mi ha trasmesso con il suo esempio dei valori, valori che poi nel corso degli anni ho scoperto non essere così universali nell'ambito accademico, che a volte sa essere anche un po' cinico. Bene, quindi per fortuna Emanuela ha messo per iscritto che oggi non è un addio, quindi io le auguro di poter proseguire, fare ciò che le piace, che la appassiona e di farlo insieme a noi. Anche se a diverso titolo. Quindi grazie ancora e buona conferenza a tutti. Non sentiamo. Io spento. Emanuela, scusa. C'è l'audio spento. Ok, ora ci sentite? Sì, ora sì. Ok, perfetto. Grazie Serena. Scusate. Ok, grazie Serena, grazie. Grazie, i computer talvolta fanno dei capricci. Stavo dicendo, grazie Massimo, grazie a tutti voi che siete qui. Stavo dicendo che anche pensavo di non emozionarmi, invece mi sono emozionata. Perché l'ultimo giorno lavorativo in cui sono dipendente di questa università, che ho amato tantissimo, però mi fa piacere che ci sia tutto questo calore intorno a me. Allora, volevo cominciare col condividere una serie di slide, di video per raccontare quello che ho fatto finora. E intanto comincerei con lo spiegare il titolo. Operai, artigiani o artisti, perché questo titolo? Beh, c'è una citazione che amo molto di Louis Neisser che dice: un uomo che lavora con le sue mani è un operaio, un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano, ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore, quello è un artista. Ecco, tutte queste cose secondo me si ritrovano nella matematica e nei matematici e in chi fa matematica in diversi modi e questo proverò a raccontare. E sono tutte parole che fanno pensare a qualcosa di concreto, qualcosa che si fa con le mani. E diciamo, io sono cresciuta in una scuola Montessori, questa idea che le idee astratte nascano da un pensiero concreto, da un'esperienza concreta, mi appartiene molto. Il mio primo pensiero matematico è il guscio d'uovo, che era un gioco che io facevo da bambina, ma piccola, schiacciavo, non so quanto piccola, insomma. Poi schiacciavo ancora, poi schiacciavo ancora. Avrei voluto renderlo piatto, ma mi rendevo conto che non potevo. A un certo punto non si schiacciava più, ma non si schiacciava più perché non avevo le dita abbastanza piccole. Molti anni dopo, con la geometria differenziale, avrei capito che c'era un concetto di curvatura. Però
Però c'era già in Nuce, in questo gioco, un approccio concreto. E allora mi fa piacere fare mia questa citazione di Gauguin, quindi un pittore che dice: ho chiuso gli occhi per vedere. E c'è una battuta che riporto talvolta sui matematici, cioè, che scherzando qualcuno ha detto che è molto difficile vedere la differenza fra un matematico che lavora e un matematico che dorme, perché quando uno pensa non di rado chiude gli occhi, perché il mondo lo confonde, sta cercando di immaginare una geometria, ad esempio, nella sua testa. E quindi io ho cominciato a costruire oggetti. In realtà è stato buffo, perché ho cominciato per una tesi di uno studente greco, Alexandros Gerzis, e poi non ho smesso più, sono quasi 25 anni che costruisco, e ho avuto l'onore anche, qui vedete un editoriale sul giornale Far da sé, in cui vengono citata come esempio di, appunto, di forse artigiana, non lo so, come di persona che lavora con le mani e che fa matematica con le mani. Tutto questo ha portato a costruire la Galleria di Matematica di Casalina, che ha visto tanti, tanti studenti passare, fare esperienze. Come? Posso pregare di spegnere i microfoni? C'è un rimbombo? E la galleria è stata veramente una bella scommessa e una bella soddisfazione. Come pure è stata una soddisfazione la linea dei numeri che sono riuscita a far disegnare. Questo è il marciapiede esterno della Galleria di Matematica, ed è lungo forse un 30-40 metri. Semplicemente ci sono tutti i numeri da 1 a 100, non ho ancora deciso se metterci lo 0, per cui da una parte c'è un barattolino di vernice perché devo decidere, non so bene a chi proporlo, è chiaro che è una cosa con cui forse dovrei discuterne con altri, con cui abbiamo fatto attività con le scuole quasi esilaranti, perché c'erano le gare di tabelline, ci mettevamo con i bambini distanti davanti al 50, io dicevo 7x7 e il bambino vicino a me, i due dovevano andare sul 49, tutto qui. Ma la cosa suscitava un entusiasmo. Intanto, quando sento di bambini che devono ripetere le tabelline a memoria con grande fatica, anche bambini con difficoltà, con DSA, quando potrebbero invece impararlo giocando, e sui giochi tornerò ancora, una cosa che mi ha colpito, che io ho proposto lo stesso gioco anche a ragazzini di 15 anni che si sono rifiutati. Cioè, mentre i bambini piccoli non sono, come, se ne infischiano delle brutte figure, più grandi, però c'erano delle cose che mi colpivano. Ad esempio, i piccoli talvolta cominciavano a correre prima di aver pensato, in qualche direzione, talvolta sbagliata, il che era abbastanza strano. Io vorrei tanto riportare questa linea in tutte le scuole, perché è veramente importante immaginare, cominciare a immaginare la linea dei numeri in fila, senza far pieghe, perché bisogna immaginarla come ce l'ha regalata Euclide, quindi dobbiamo sapere che quando abbiamo una linea retta, abbiamo fissato lo 0 e l'1, tutto il resto dei numeri poi hanno una posizione ben determinata. Gli oggetti sono stati tanti, di tanti tipi diversi. Una parte che per me è veramente importante è stata la parte legata all'handicap. Questa è stata una tesi, la tesi di Ludovica Latini, in cui abbiamo spiegato in modo tattile perché un cerchio si disegna come un'ellisse. E questo è un puzzle, per cui si vede in basso un cerchio sul piano, e smontandolo una persona può toccare l'immagine che ha una forma ellittica. E io ho avuto l'emozione di proporre questo ad Aldo Grassini, che è il direttore del Museo Mero di Ancona. Lui ha perso la vista a 6 anni per una bomba, a 70 anni ci ha detto: io avevo il vago ricordo del disegno di un tamburo, ma fino ad oggi non avevo capito perché il cieco, la cosa rotonda, gli sembra tutto uguale, quindi perché la facciamo con l'ellisse? E quindi sicuramente è stato un aspetto veramente commovente quasi del mio lavoro. Tutto questo è stato, ho cercato di portarlo fuori, perché l'università ha una terza missione, che è quella di andare verso gli insegnanti, verso i ragazzi, verso il pubblico, verso il resto del mondo, e offrire i tesori che ha.
E allora mi fa piacere di parlare di questo evento che ha avuto 5 edizioni a Marematica. Questo è il manifesto della quinta, che poi, come dire, per motivi abbastanza ovvi non siamo riusciti a portare avanti, ma che è diventato veramente un evento molto grande, anche grazie alla collaborazione preziosa di Chiara Anteri e della sua cabina di regia, perché organizzare un evento non è una cosa banale. C'è un proverbio milanese che dice, non lo so dire in milanese, ma dice pasticcere fa il tuo mestiere, e in realtà ogni cosa ha delle competenze che non si possono inventare, e lei è riuscita a tradurre quelle che erano idee, spunti, in un evento che ha trascinato migliaia di persone a visitare i tanti eventi che abbiamo portato dentro a Marematica. Allora, la matematica, forse non tutti, ma molti i matematici talvolta parlano di bellezza. Cosa si intende per bellezza in matematica? Un matematico spesso parlerà di una dimostrazione elegante. Una cosa che a me piace ricordare è il momento dell'illuminazione, quando uno dice ho capito. E proprio questo momento di è una cosa che tante volte ho avuto il piacere di scoprire fra i bambini, fra i ragazzi, talvolta anche fra i colleghi. A questo io aggiungerei il piacere, e lo chiamo cinestetico, è un piacere del movimento, mettere l'ultimo pezzo del puzzle, quando tutto va a posto. Perché se noi mettiamo un pezzo che non è l'ultimo, no, c'è qualcosa che non ci soddisfa, invece l'ultimo è come se tutto ha un senso. E questo, con aspetti, come oggetti concreti, capita spesso, a me è capitato spesso di offrirlo e di sperimentarlo io stesso. Ecco, come si può vedere bellezza però se si ha un approccio meccanico ripetitivo come operai alla catena di montaggio? Io so benissimo che nella scuola io ho avuto la fortuna di conoscere insegnanti ad ogni livello veramente straordinari, ma so che esistono anche insegnanti più tradizionali, più appunto capaci di dare 40 esercizi tutti uguali e spiegare soprattutto come si fa. Io ribadisco sempre che non è importante come si fa, ma perché si fa così. Io sono molto attenta a questioni di copyright, quindi non ho messo qui la foto che avrei, l'immagine che avrei voluto, ma è Charlot che in tempi moderni viene incastrato, viene mangiato dagli ingranaggi, e lui ha il compito di chiudere, diciamo, di stringere dei bulloni, e poi alla fine stringe tutto, lui stringe i bottoni delle persone, cioè lui stringe e perde il senso. Ecco, a me piace ricordare un episodio, ci sono delle carte che permettono di fare una specie di gioco di magia, ma sono, credo siano dovute a Cardano, per cui tu hai queste 5 carte e la persona che hai davanti pensa un numero, ti dà le carte che lo contengono e tu in un attimo sei in grado di indovinare il numero. Ecco, a me è capitato di farlo durante una mostra all'auditorium della musica a Roma, e l'autista di un autobus mi disse: ah, questa matematica è bella. Per me, cioè, non le cose noiose, questa mi piace. Non aveva capito nulla, aveva solo visto che avevo indovinato un numero. Ecco, a me piace invece ricordare quello che Thurston, quindi un grande matematico, una medaglia Fields, ha scritto: la matematica non riguarda i numeri, le equazioni, i calcoli e gli algoritmi, riguarda il capire, ed è questo il nostro compito. Allora, il mio tentativo è di farlo attraverso un po' di artigianato, quindi non solo costruire io cose che hanno qualcosa di matematico, ma anche farlo fare, ad esempio, anche ai bambini. Questo MIMA, Mathematics in the Making, è stato un progetto europeo, con partner in Italia, Portogallo, Germania, Ungheria e in Inghilterra, in cui abbiamo offerto a bambini fra gli 8 e i 10 anni la possibilità di costruire cose. E abbiamo anche realizzato dei video per spiegare come si fa. Io veramente me ne vedremo tanti, perché è una delle possibilità che rende la didattica a distanza, come dire, è una delle carte che si può giocare nella didattica a distanza, è il fatto che le cose si possono vedere e rivedere e rivedere. Allora, vi faccio vedere uno dei video che avevamo realizzato
che è questo. Nelle scuole spesso si costruiscono dei cubi e si studia questo poliedro, che è un poliedro regolare, molto semplice. In questa attività vorremmo invece studiare un poliedro decisamente più complesso, che però non viene conosciuto, anche se tutti lo amano. È un pallone da calcio in cui possiamo riconoscere 12 pentagoni regolari e 20 esagoni regolari. Partiremo allora da questo poliedro, che è un icosaedro regolare, è un poliedro delimitato da 20 triangoli equilateri e 5 di essi si incontrano in un vertice. Nel sito del progetto ci sono gli sviluppi che permettono di ricostruirlo. Non è possibile costruirlo in un pezzo solo perché diciamo, quello che si può stampare con una stampante usuale viene troppo piccolo, e allora vedremo come si possa ottenere con 5 pezzi tutti uguali che andranno incollati in modo opportuno. L'icosaedro si ottiene da 5 diciamo, sviluppi uguali, e è importante quando si piega premere con qualcosa di appuntito, come una penna che non scrive più, i bambini non possono usare cose appuntite, in modo da ottenere poi una piega ben netta. Il passo successivo è quello di ricostruire un icosaedro uguale al precedente, uguale come forma, ma abbiamo qui colorato le punte e possiamo immaginare di vedervi delle piramidi a base pentagonale. Che succede quando le tagliamo via? Questo poliedro, il cui nome è icosaedro troncato, può essere ottenuto con un certo numero di pezzi uguali, 5 di questo tipo, per costruire una fascia intorno al poliedro stesso, e poi bisogna attaccarci sopra una parte superiore e una parte inferiore. Le piramidi hanno anche loro il loro sviluppo. La cosa che bisogna fare per ottenere questo effetto magnetico è, prima di costruire gli oggetti, di attaccarci con un nastro adesivo, una piccola rondella di metallo ed un piccolo magnete nella parte corrispondente. Ed ecco l'oggetto che ci permetterà di comprendere la struttura che avevamo detto del pallone da calcio. Vediamo che questo oggetto è esattamente uguale al precedente icosaedro, ma qui le piramidi possono essere tolte. Ed ecco che, come per magia, quello che otteniamo è proprio un pallone da calcio. Ecco, questo diciamo, è un esempio di quello che abbiamo fatto col progetto. Del video io non sono tanto soddisfatta, non perché non sia chiaro, ma perché è piatto. Ci mette tanto a finire? Ok. In realtà il problema è che è stato registrato con un regista inglese che non sapeva quello che stavo dicendo, e quindi è venuto fuori quello che doveva essere, ma io lo vorrei più vivace, vedremo qualche esempio poi. E allora, un'altra possibilità di artigianato in cui ho coinvolto i bambini è stata invece quella che io ho chiamato EUP, che sarebbe Emanuele Auguy Project, in cui ho offerto io dei video. I video sono stati registrati in un angolo della mia cucina, e quindi è stato veramente impegnativo, perché tutto il resto è stato sposato, quindi nel caos più totale, in cui solo un'inquadratura era pulita, e il regista era mio figlio, che mi ha maltrattato abbastanza. Io ho riso tanto vedendo il backstage, in cui mi dice: tu devi sorridere, arrabbiatissimo. Io sembro Fantozzi, dico: va bene, adesso sorrido. E vorrei farvi vedere i primi video, sono una ventina, che propongono appunto delle attività da
svolgere, però vi faccio vedere anche l'introduzione. Io ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare aspetti della matematica e della scienza che hanno confortato la mia vita e rallegrato il mio cammino. E da sempre riesco a immaginare, a vedere nella mente immagini matematiche, proprio come Paul Gauguin, che era un pittore, e di se stesso dice: io chiudo gli occhi per vedere meglio. Per condividere quello che ho imparato, ho cominciato a costruire oggetti matematici con i mezzi più disparati e a offrirli a un pubblico eterogeneo, e tante volte ho avuto la soddisfazione di vedere persone con la bocca spalancata dire: ho capito. E questo non solo con bambini, ma anche con ragazzi, adulti, talvolta professori esperti. Per condividere questo approccio, che parte da qualcosa di molto concreto per avvicinarsi poi ai concetti matematici astratti, e per condividerlo con un pubblico più vasto possibile, ho immaginato questo progetto. Ho girato una prima stagione di una serie di brevi video in cui illustrerò dei concetti matematici con l'uso di semplici oggetti e li posterò con cadenza settimanale. Potrete guardarli come curiosità, ma anche, se vorrete, nel mio sito www.emanuelahughi.com potrete trovare i disegni per ricostruire gli oggetti, i tutorial per assemblarli, spunti per generalizzare o approfondire. Sia che siate un viandante del web, un genitore attento, un insegnante o anche un semplice curioso, troverete dei semi per pensare, crescere e far crescere. A presto. Ecco, forse si vede, perché mi piace un po' di più, mi fa piacere farvi vedere anche il secondo, e poi dopo naturalmente si trovano online, quindi chi vuole può continuare. Il primo che spiega. Questa è una puntata speciale, perché approfitterò di un modello particolare, il mezzo tetraedro, per illustrare dei suggerimenti per piegare correttamente il cartoncino. In generale si parte da un modello di carta ritagliato, però ci sono delle linee che vanno piegate, e quello che non va fatto è piegare in questo modo, a mano, un po' a occhio, perché il risultato è insoddisfacente. Quello che bisogna fare è prendere il modello e premere con un premilinea, oppure anche con una penna che non scrive più, in modo che poi, quando andremo a piegare il cartoncino, otterremo una piega netta e ben definita. Ecco che ho fatto tutte le piegature, e adesso, siccome si tratta di un mezzo tetraedro, è abbastanza naturale aspettarsi che ci vogliano due copie dello stesso oggetto, e siccome poi vorrò unirle, metterò in una parte una rondella attaccandola con un nastro adesivo telato robusto, e dall'altra parte, nello stesso modo, un piccolo magnete. Adesso finalmente siamo in grado di incollare le linguette per ottenere il nostro oggetto. Andremo a chiudere. In genere mi aiuto tenendo con le mani, però può essere utile utilizzare per esempio una molletta, oppure in qualche caso anche un becco per capelli. Ed ecco un semitetraedro, un altro, ed ecco fatto. Ecco, a me questi video piacciono più, e a me sembra che gli oggetti riescono a venire bene, diciamo, piegando bene, si riescono a fare gli oggetti anche abbastanza belli. Ieri stavo leggendo una vita di Emma Castelnuovo che diceva che no, però gli oggetti devono essere brutti in modo che tutti pensino, tutti gli insegnanti abbiano il coraggio di farli. In realtà queste cose riescono a essere fatte bene anche da bambini. Il pallone che abbiamo visto prima è stato realizzato da una classe di piccoli in Portogallo. È stato buffo perché hanno fatto il primo pallone, che era venuto un po' orribile. In realtà per la trasmissione di concetti matematici bastava, però loro ci tenevano, perché poi avrebbero fatto una mostra, e lo hanno rifatto, diremmo noi, in bella. Ma dopo un minimo di manualità appresa riescono veramente a fare cose anche molto belle, fra l'altro riscoprendo l'uso delle mani. C'è un
articolo di Tullio De Mauro, breve, che si intitola Il bambino senza mani, e si rifà al fatto che i nostri bambini hanno pochissime esperienze, fanno pochissima esperienza con le mani, mentre basta essere solo un po', insomma, dai 40 anni in più, c'erano moltissime possibilità di esplorare il mondo. E a me sembra che il pericolo di aspettarsi tutto dalla tecnologia senza avere una base di esperienza concreta fa sì che la tecnologia non si riesce neanche a usare appieno. E non tutto però si può realizzare con il cartoncino, per alcune cose ci vogliono materiali più, diciamo, un artigianato più con strumenti migliori. E quindi a un certo punto, qualche anno fa, una falegnameria artigiana che si chiama Il Pianeta delle Idee, sta a Trevi, molto innovativa, con una grande passione per gli strumenti più moderni, stampanti, taglio laser, tutte cose veramente moderne, ma utilizzate nell'ottica di realizzare anche cose antiche, ha deciso di mettere in produzione alcuni oggetti sotto un marchio, che è il marchio degli oggetti matici, tratti dai miei progetti. E per farveli vedere, vi faccio di nuovo vedere dei video che li illustrano. Volete conoscere l'albero infinito? Per realizzarlo, dopo aver collocato l'asse verticale al centro della base, inseriamo tutti gli stelli, in un primo momento allineati. È evidente che il piano che li contiene, immaginiamolo prolungato all'infinito, suddivide lo spazio in due semispazi, distinti e non comunicanti. Ruotiamo ora ogni listello, sempre dello stesso angolo rispetto al precedente. Ecco che si ottiene un modello geometrico delle scale doppie che si trovano in architettura, ad esempio quella del Pozzo di San Patrizio a Orvieto, in cui i muli scendevano a prendere l'acqua senza ostacolare quelli che già carichi dovevano risalire. O anche il grande scalier del castello di Chambord sulla Loira, forse progettato da Leonardo da Vinci, in cui i reali avevano un percorso dedicato e non erano mai costretti a incontrare la servitù. Può sembrare difficile da comprendere come sia possibile realizzare due percorsi separati apparentemente quasi nello stesso spazio. In realtà, con la rotazione degli stelli, il piano che abbiamo visto prima viene deformato in una nuova superficie geometrica che si chiama elicoide, che continua a separare lo spazio in due parti e a dare origine alle rampe distinte e non comunicanti della scala doppia. Ecco, a me fa piacere aver preso come immagine questa, che forse è meno attraente, perché non capita spesso che ci siano degli usi imprevisti o delle idee diverse di uso di materiali nati appunto per una forma già definita. L'oggetto si presenta così, quindi quattro quadrati, e bisogna staccare tutte le linguette che poi vanno messe. Io per fortuna non avevo buttato, anche se non mi servivano più, i bordi colorati. Naturalmente io porto in giro, ho una copia, e ho tutte queste sbarrette tutte in disordine, quindi quando lo monto in modo un po' casuale, però si capisce. Allora me l'ha chiesto in prestito un insegnante di sostegno di un ragazzino di seconda media con autismo ad alto funzionamento, e questo ragazzino ha avuto un piacere enorme, perché ha rimesso, diciamo, siccome ci sono i colori anche nel bordo, con attenzione ha ritrovato tutta la scala delle sfumature corretta, l'ha rimessa dentro ai contenitori iniziali, e poi l'ha ritirati fuori e ha costruito l'albero con le sfumature corrette. E quello che era veramente per me divertente era che in quest'ora e mezzo, oltre al suo piacere personale di ordine, tutta la classe moriva di desiderio, e quindi una volta tanto è stato lui quello che ha avuto la cosa più bella da utilizzare. Il secondo oggetto è legato per me al fatto, si può parlare tanto in matematica del fatto che il volume della piramide è la base dell'altezza, si può calcolare come area di base per altezza diviso 3,
questo 3 stuzzicò Gauss, è uno dei problemi di Hilbert, insomma c'è tanto da raccontare. Oppure si può, diciamo, a un livello più semplice, mostrare questo oggetto e imparare a montarlo. Per ottenere il cubo egizio si comincia realizzando 48 piramidi di carta bicolori, 24 destre e 24 sinistre. Queste piramidi non si sovrappongono, ma sono speculari, come due guanti. Queste piramidi, opportunamente assemblate, permettono di ricostruire un cubo all'interno del contenitore di plexiglass. Ci sono vari modi per farlo, ma per un risultato particolarmente regolare si può lasciare la parte aperta di ogni piramide rivolta verso l'esterno del cubo. In tal modo ogni faccia del cubo presenterà una girandola bicolore. L'oggetto ci può aiutare a vedere come il cubo torni su se stesso con una rotazione di 90 gradi rispetto all'asse di una sua faccia o di 120 gradi rispetto a una sua diagonale. E se mettiamo una delle piramidi in un'opportuna camera di specchi, ecco riapparire il cubo intero. L'oggetto successivo, il falco aureo, si rifà naturalmente alla famosa spirale che adesso vi faccio vedere. Il falco aureo è un puzzle che ci aiuta a comprendere come disegnare una spirale a partire da un rettangolo aureo, la cui particolarità sta nel rapporto fra le lunghezze dei suoi lati, che corrispondono alla diagonale e al lato di un pentagono regolare. Se togliamo un quadrato o un rettangolo aureo, quello che rimane è ancora un rettangolo aureo. Questo ci permette di costruire la nostra spirale con archi di circonferenza di raggi diversi, ma aventi tutti la stessa tangente nel punto di contatto, in modo da ottenere una curva priva di punti spigolosi. Ma allora che c'entra il falco? Il falco vola con la testa diritta per avere un buon assetto di volo, ma poiché ha gli occhi laterali tiene sempre d'occhio la preda sotto un angolo costante. Il risultato di questo fatto è che la traiettoria del volo è una spirale equiangolare di cui la nostra spirale è un'ottima approssimazione. Una cosa che volevo far vedere qui, se riesco a fermarlo un attimo prima. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare è che queste cose si possono presentare a vari livelli. Ad esempio, io credo che sarebbe interessante in un corso di geometria differenziale chiedere per quale motivo, qui dove il dito sta per arrivare, dove si attaccano, diciamo, due archi consecutivi, non c'è un cerchio osculatore, quindi tradurre le cose anche in termini di geometria differenziale. Sì, ok, questo facciamo finire. Il risultato di questo fatto è che la traiettoria del volo... Qui abbiamo poi spicchi di cerchio, è anche uno di quelli che amo, perché permette di trovare forme e puzzle sempre nuovi. Spicchi di cerchio prende ispirazione dal fiore della vita, disegno a simmetria esagonale disegnato anche da Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico e presente nella simbologia in moltissime culture fin dall'antichità. Il disegno di spicchi di cerchio ne è solo una parte, quella che viene detta il seme della vita. Il seme della vita contiene a sua volta il simbolo semplicissimo della vesica piscis, ovvero vescica del pesce, molto utilizzato nella simbologia cristiana. Si tratta dell'intersezione di due cerchi, ognuno passante per il centro dell'altro. Il puzzle, nella sua forma iniziale, ha una splendida regolarità. Inoltre, ci permette una manipolazione inaspettata quando lo smontiamo e cominciamo a rimontarlo. Ci si accorge subito che è possibile farlo in tanti modi, anche sfruttando le due facce di ogni pezzo che sono di colori diversi. Ma perché questo è possibile? Il fatto è che una circonferenza può scorrere su se stessa. Così tutti i pezzi del nostro puzzle, che sono delimitati da archi di circonferenza con lo stesso raggio, si possono adattare fra loro in tanti modi diversi. Provate anche voi a realizzare nuove immagini, facendovi guidare dalla vostra fantasia. E infine, quello che preferisco, avrei dovuto cancellare questo, mi dispiace, che è lo specchio riflesso,
Sono degli specchi di plastica, sono veramente uno strumento per la scuola che credo non ci sia, perché è vero che qualcuno può utilizzare specchi per studiare simmetrie assiali, io l'ho fatto in passato con specchi da pochi soldi, ma in realtà mi sono trovata con cose un po' appuntite, uno si è rotto fra le mani. Questi sono specchi di plastica ed hanno una base che permette di tenerli perpendicolari. E secondo me giocare con lo specchio è il modo giusto per studiare la simmetria assiale in un modo, come dire, veramente divertente, appassionante più che divertente. Specchio riflesso offre un set di specchi che permettono di esplorare gli assi di simmetria delle immagini nel piano. Se mettendo e togliendo lo specchio quello che si vede non cambia, allora la retta su cui si appoggiava è un asse di simmetria dell'immagine stessa. Possiamo cercare gli assi di simmetria dell'oggetto matico spicchi di cerchio, in modo da individuare il tassello minimo che metteremo fra due specchi, in modo da ricreare tutta l'immagine intera, composta dal tassello minimo reale e da tutti i suoi riflessi virtuali. E ancora, osserviamo un fregio ispirato a una decorazione Liberty. Qui gli assi di simmetria sono tre e ci serviranno quindi tre specchi. Possiamo cercare gli assi di simmetria delle immagini che abbiamo costruito col mosaico armonico. E adesso guardatevi intorno. Le immagini che si possono studiare con gli specchi sono dappertutto, nei pavimenti, negli edifici, nei tessuti. Io una volta ho fermato un tale per la strada e gli ho chiesto di poter fotografare la sua cravatta. E voi? Buon divertimento! Può sembrare che giocare con gli specchi sia una cosa da bambini. Ecco, per sottolineare che in realtà potrebbe un'attività di questo genere richiedere anche, diventare anche una sfida un po' meno banale, vorrei parlare un attimo del toro. I matematici sanno che il toro è sostanzialmente la forma topologica di una ciambella. Questa è una scacchiera a forma di toro che ho realizzato io, in realtà con l'aiuto dell'officina di fisica che mi ha saldato i pezzi, ed è anche la forma di un mazzocchio. Mazzocchio era un copricapo rinascimentale in cui la parte superiore era appunto a forma di toro, e Leonardo lo disegna. Lo disegna perché disegnare il mazzocchio, siamo all'inizio delle esperienze sulla prospettiva, significa essere veramente molto bravi. E allora vi faccio vedere in che senso si può giocare con la simmetria, non più assiale ma planare, ma in questo caso. Il mazzocchio è un copricapo a forma di ciambella utilizzato durante il Rinascimento. Riuscire a disegnare in prospettiva non è facile, per cui ci sono stati vari pittori che si sono cimentati in questa impresa, fra cui Leonardo, che lo disegna nel Codice Atlantico. Per disegnare il mazzocchio, Leonardo usa un espediente semplice: disegna solo mezzo mazzocchio, poi individua i vertici simmetrici di quelli che ha già disegnato e ottiene così un'immagine perfettamente simmetrica. Ma i piani di simmetria del mazzocchio sono tanti e noi abbiamo utilizzato questo fatto per realizzare un modulo minimo, il pezzetto minimo di mazzocchio che è replicato più e più volte da origine all'oggetto stesso. Questo modulo minimo messo fra due specchi dà origine a un'immagine del mazzocchio che però per un pezzettino è reale e per la maggior parte è un'immagine virtuale. Ecco, insomma, è stata una bella sfida e attività di questo genere richiedono una comprensione della geometria analitica nello spazio, della trigonometria, quindi possono essere una sfida anche per ad esempio dei liceali. Allora, finora abbiamo parlato di artigianato, e perché ci ho messo anche gli artisti? Quando è che l'artigianato diventa arte? E una citazione di Maria Lai, che è un'artista sarda, dice: giocavo con grande serietà, a un certo punto i miei giochi li hanno chiamati arte. E questo mi ricorda, una volta io ho avuto un'esperienza, una persona importante,
mi ha detto: io la conosco, lei quella che fa giochini, e per me fu una coltellata, perché fra giochi e giochini c'è una vera differenza. Il bambino che gioca, diciamo, ma in realtà esplora per mettere il cubo, diciamo, il pezzo giusto nel foro giusto, sta osservando il mondo. Ecco, io ho sicuramente lavorato in questo modo, io credo con grande serietà, con grande piacere anche. Il primo tentativo di a posteriori di arte è la settima arte, abbiamo realizzato tanti anni fa ormai, un cortometraggio didattico che però è anche stato, ha partecipato a un festival di film didattici per la matematica, Marta e Martina, la scoperta dei poligoni regolari, Marta Lucci è la ragazza che vedete, e che era una maestra molto piacevole per la pupazza Martina, che sta seduta sul tavolo a forma pentagonale. E, insomma, 21 minuti e fu un'estate di lavoro. Ci trovate anche su IMDb. IMDb è l'Internet Movie Database, il più grande database di film del mondo, e ci siamo anche noi. Inoltre ho avuto la gioia di esporre nell'esposizione di Bridges. Bridges sta per ponti fra arte e matematica, e anno dopo anno ho avuto il piacere di esporre alcune mie opere. Questa fra l'altro è anche stata abbattuta, quella prima a sinistra, che è una versione con i colori di Mondrian di Spicchi di Cerchio. Quelli che abbiamo visto erano solamente con un colore, questo invece ha i sei colori. E tutte le immagini che trovate sono tutte ottenute con lo stesso puzzle e sono infinite. E quindi avevo veramente grande soddisfazione. Quella di destra è un quadro con resina epossidica che illustra la spirale del falco, quindi con la luce dietro è veramente di grande impatto. Questo è un puzzle sempre di cartoncino, fatto con una stampante a quattro, che permette, si parte da un oggetto che è quello in alto al centro, aggiungendo opportunamente un certo numero di vertici si ottiene il cubo di sinistra, togliendo i vertici e aggiungendo gli altri pezzi invece si ottiene l'elemento di destra, che è, non so se forse bisogna guardare un attimo, sono tre cubi che si intersecano, è un composto di tre cubi, uno rosso, uno blu e uno giallo, ed è uno dei poliedri che Escher dipinge nella cascata, cioè questa cascata infinita, e poi come decorazione in alto ci sono due poliedri, uno di quei due è questo qua. Ma direi che l'orgoglio di tutto è stato invece poi questo, l'Icocenon Abscissus Vacus, che è stato realizzato durante una tesi triennale di Gioia Fioriti, perché è in cartoncino e quindi è stato esposto. Questa è la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il dipinto sullo sfondo è il musico di Leonardo. Nella teca con il nostro Icocedron c'è l'originale del Divina Proporzione di Pacioli con i disegni originali di Leonardo. Questo me lo porto sempre dietro come un tesserino per dire: io ho fatto questo, posso essere soddisfatta. Ma sempre io cerco di rendere quello che faccio realizzabile anche da altri, per cui quello è diventato un libro edito alle Edizioni Corsare, che offriva, oltre al testo, anche un set di cartoncini pretagliati, prepiegati, con cui con molta pazienza si può ricreare l'oggetto stesso. E alcune classi lo hanno fatto. Io ci metto 7 ore, le classi lo hanno fatto durante un anno, un po' per volta, perché sono, mi pare, 180 pezzi almeno, ma con calma. E questa è una sintesi. Poi, dopo aver preparato la presentazione, ho pensato: non ho detto questo, non ho detto quello, ma questa è una sintesi di quello che ho fatto finora. E adesso io so che stasera cambia qualcosa, quando stasera chiuderò il computer, chiuderò la luce e me ne andrò, sarà finita una parte, una fase della mia vita, però è stata così interessante, così piacevole, che vorrei continuare, e così ho un po' di progetti. Il primo progetto è un museo e un videomuseo, intanto il videomuseo, di un'opera sola. C'è una proposta di Umberto Eco che dice: invece di fare dei musei in cui le persone passano, questo l'ho visto,
quanto sarebbe meglio focalizzarsi su un'opera in cui un esperto ti aggiunge altre opere precedenti, successive, informazioni su come si facevano i colori a quel tempo, come è stata ripresa, per cui dopo una visita ma focalizzata, tu esci avendo imparato qualcosa su su un'opera sola. E così io vorrei, è tanto che lo vorrei fare, a me piacerebbe avere un angolo in un posto dove le persone passano e poter mettere una simile proposta alla settimana. Ma intanto, questo non è facile ovviamente da realizzare, però il video museo invece posso fare, la mia idea è di continuare una seconda stagione di EUP con video. Purtroppo il regista non sarà più a mia disposizione perché spesso lavora fuori, devo imparare a fare qualcosa. Finora ho imparato, ma ci ho messo tanto, perché ho imparato solo a fare questo. Vabbè, non è che voglio farvi vedere il coccello che gira a lungo, questo mi serviva perché sarà la copertina. Le cose su cui posso lavorare, ad esempio, la geometria delle api, dell'alveare, sempre quando è possibile, dando la possibilità di scaricare i modelli per ricostruirlo. Questo di destra, la foto è un po' storta perché speravo si vedesse, è un prototipo, ma lo vorrei fare più grande, una versione tridimensionale del ritratto di Luca Pacioli, con gli spunti matematici correlati, perché lui dimostra un teorema, poi c'è un libro, appunto tutto è tridimensionale, poi ha dei nodi sulla tonaca, poi mancano dei pezzi perché ancora non l'ho fatto, però insomma, e ognuno di questi argomenti potrebbe diventare una pillola in questo video museo. Questo per poter raccontare, ogni tanto trovo, mentre metto a posto lo studio, anche a casa, ma questo potrei raccontare questo aspetto matematico. In particolare, parallelamente, invece, forse un po' più serio per me, è un percorso analogo di video pensato per i più piccoli e per i loro insegnanti. Ha già un titolo, credo che sarà Conti e racconti di numeri e di biglie. Perché di biglie? Perché molte cose potranno essere raccontate anche proprio con delle palline, cioè i numeri, come dispongo queste palline, poi forse vi faccio vedere un'idea che potrebbe essere. Intanto a sinistra è una trottola fatta con quattro palline da ping pong. Questi di destra sono delle monete di legno grandi con dentro le monete giuste, cioè dentro i 10 euro ci sono 10 euro che scorrono e dentro un euro ci sono 100 centesimi che scorrono. Per averli io feci una colletta in dipartimento chiedendo, perché non è facile trovare 100 un centesimo, e il costo mi pare che quello di legno sarà più di mezzo metro di diametro e mi costò un 60 euro fra legno, taglio laser, e non è facile da fare. Allora sto studiandone una versione semplificata da poter fare col cartoncino, da poter anche utilizzare con i bambini per studiare quanto è il resto, devo pagare 35 centesimi o un euro. È tutto un modo per giocare con i numeri e avvicinarsi alla matematica, alle cose da ricordare, in un modo che assomiglia tipo alla vita vera, perché devo fare la spesa. Tutto quello che ho detto sono semi. Ah no, volevo farvi vedere il racconto sulle pecore, perché uno dei racconti per i bambini dovrebbe essere la storia di due pastorelli preistorici che hanno delle pecore, non sanno contare e vorrebbero vedere, lui ce l'ha nere, lei ce l'ha bianche, vorrebbero metterle vicino affinché se una in una corrispondenza biunivoca riesco a contarle, solo che le pecore sono, come dire, poco ferme, si muovono da tutte le parti, non ci riescono, per cui alla fine costruiscono un carretto che ne contiene 10, e notate che le pecore sono tutte biglie con la faccetta da pecora. E poi, insomma, attraverso questo oggetto riscoprire appunto conti e racconti di numeri e di biglie. Dicevo che questi sono solo semi, e
E però per andare a fondo, per portarlo nella scuola, c'è un percorso da fare, ci sono altre attività, bisogna approfondire e non solo dare, come dire, l'immagine finale. Per cui vorrei portare, offrire alla scuola dei corsi di formazione che però prevedano degli artefatti didattici. Il primo che ho in mente appunto sulla simmetria assiale per la scuola primaria e anche la secondaria e primo grado, con lo specchio, però ci vuole lo specchio per veramente fare le attività che dicevo. Il secondo, che è ancora meno chiaro, però insomma abbastanza maturo lo stesso, che invece forse è più adatto a scuole superiori, istituto d'arti, istituti tecnici, sulla geometria della prospettiva. Questo oggetto, che descrive cos'è un quadro, quasi con le parole di Piero della Francesca, perché ci vuole il punto di vista, la cosa veduta, i raggi. In realtà io ce l'ho molto più bello a Casalina, fatto da un artigiano fatto bene. Questo è di cartoncino però, e sono riuscita a farlo fare ai miei studenti in DAD, quindi a distanza, semplicemente facendogli stampare gli oggetti e guidandoli a voce. Quindi si può ricostruire. E quando si è costruito questo, arrivano studenti che dicono sì, beh, i punti di fuga sono dei punti messi a caso, e alla fine diventa tutto più chiaro e si apprezza anche il percorso storico che ha portato alla consapevolezza moderna e anche all'uso poi che si fa di questo tipo di prospettiva, anche con quando si fanno i cartoni animati, anche usando adesso il computer per fare grafiche complesse velocemente, ma sotto c'è sempre questa idea, e per questo penso che sia una buona cosa offrire alla scuola la possibilità di avere delle basi anche storiche per capire cosa si fa. E poi le idee non mancano, man mano che arriveranno, non so cosa riuscirò a fare, vedrò. Sicuramente ho in testa un videogioco, ma dovrei imparare forse Java, quindi chi lo sa, non so quanto la pensione mi lascerà più libera. Sicuramente vorrei continuare con eventi, mostre, opere d'arte. Mi piacerebbe tanto una mostra che si chiama, nella mia testa c'è pronta, l'Italia allo specchio, perché riscoprire attraverso gli specchi ad esempio tutte le geometrie dei rosoni delle chiese del nostro territorio, e sarebbe bellissimo anche fare una mostra. E poi anche spettacoli, questo che vedete è lo spettacolo Il geometra indigente, che abbiamo diciamo rappresentato io e la mia studentessa ormai laureata brillante Arianna Rossetti, che lì invece faceva la parte di una studentessa, di una persona che non sapeva nulla e non capiva nulla di matematica, invece lei è molto in gamba, ma oltre a questo è anche una straordinaria cantante, e per cui è stato uno spettacolo, insomma abbiamo avuto una standing ovation nel teatro comunale di Corciano con grande divertimento. E poi in un angolino c'è ancora un po' di matematica che mi incuriosisce, ma che non fa parte di questo percorso. Ecco, se volete contattarmi, se volete, ad esempio, ho dimenticato di dire che i modelli per costruire il pallone, perché il pallone di solito piace, quello con le piramidi che si staccano, non si riesce a trovare perché il sito del museo ha dei problemi di cookies, sono tedeschi, non mi rispondono. Se qualcuno di voi li volesse può scrivermi e glieli faccio avere. Ho messo qui tutti i possibili recapiti. All'inizio ho messo sia quello di un IPG che quello mio privato su Gmail, perché non ho avuto il coraggio di chiedere se mi conserveranno, se mi lasceranno usare per un periodo e per quale periodo l'indirizzo universitario. Il sito www.manuelaughi.com è il sito in cui scaricare i modelli che man mano metterò da scaricare. Il mio canale YouTube contiene i video che ho messo e che metterò. E se volete rimanere al corrente delle prossime proposte, potete iscrivervi alla newsletter in www.oggettimatici.it oppure mettere mi piace alla pagina Facebook di Manuela Ughi. E adesso siamo veramente arrivati al momento finale. Io ho avuto tanto da questo, ho avuto tanti contatti umani, ho avuto il piacere di avere studenti
interessati, studenti che mi hanno dato il loro tempo e la loro passione anche dopo essersi laureati. Ho avuto la gioia di vedere spesso quell'espressione "ho capito" in bambini, ma qualche volta anche in colleghi, e anche con le mie monete scorrevoli siamo riusciti a far imparare a prendere il resto a una persona che aveva un grave ritardo mentale. E quindi sono tutte soddisfazioni che mi hanno scaldato il cuore, per cui non posso far altro che ringraziarvi.